Vince il Francavilla Vastese al terzo KO in 7 giorni, ma derby tutt'altro che banale, anzi bello, intenso, avvincente, ricco di episodi. Doppietta di Dos Santos, Mataloni subentrato di Giacomo, accorcia a 15 dall'epilogo. Poi ci pensa Super Spacca sulla punizione traversa di Leonetti a fare la differenza. In sintesi, il cinismo dei giallorossi, Rachini e il grande ex Fabio Montani. Sì, è stata una partita, come hai detto tu, bella, giocata bene da tutte e due le squadre. Noi oggi però rispetto alle ultime due abbiamo messo più cuore, siamo stati più compatti. Abbiamo sofferto quando c'era da soffrire e poi penso che alla fine abbiamo portato a casa un risultato meritato. Gol del vantaggio del Francavilla, poi tre occasioni per riequilibrare le sorti del match nel primo tempo, raddoppio di Dos Santos e occasionissima sbagliata da Fiore per riaprire da subito l'incontro. È centrato perfettamente l'analisi della partita. Io conto diverse palle gol, adesso non so quante in itere oppure quante lì vicino, purtroppo rischiamo quasi niente, appena arriva la palla ci castigano, è un momento negativo, però mi tengo stretta la prestazione perché non può girare sempre male. Sistemi speculari, Bellanca a centrocampo nel 4-3-3 disegnato da Paolo Rachini, privo di Palumbo e Milizia, davanti Banegas e Mancini a supporto di Dos Santos, per contro Iarocci al posto dello squalificato Del Duca, indisponibile Giampaolo. In attacco l'ex Cicerello con Sciba e Leonetti. La partita si stappa al minuto 25, pregevole iniziativa di Samuel Di Renzo e Vito Basso per Dos Santos che controlla, si gira e trafigge Patania. Bravo il brasiliano, ma marcatura troppo morbida concessa da Iarocci. Reazione tuttavia immediata, ben tre opportunità al 29esimo. Stivaletta sfrutta una ingenuità in fase di postazione, se ne va in campo aperto e viene fermato dall'uscita tempestiva di Spacca, che invece al 32esimo non è affatto irreprensibile, porta vuota a sinistro di Sciba, solo esterno della rete. Al 38esimo poi pasticcio di Bedin, fendente di Giacomo, Spacca vola e scongiura il pareggio. Ripresa, subito uno spunto di Banegas, deviazione, sfera di pochissimo lato, prodromi del raddoppio. Sesto minuto, tra le linee, Mancini inventa e rifinisce per Dos Santos, glaciale, faccia a faccia con Patania. Doppietta del brasiliano, la seconda con Francavilla, dopo quella rifilata a Lisernia, in totale 8 gol se consideriamo i 4 realizzati con la maglia dell'Avezzano. Fiore per Cicerello, Cone al posto di Palumbo, Montani ridisegna l'assetto, 3-4-3. Quindicesimo, occasionissima Vastese, Cone dribbling secco su Samuel Di Renzo, assist per Fiore che spreca l'impossibile. Ventunesimo, Fiore dentro per Leonetti che precede l'uscita di Spacca e va giù, proteste ospiti, il fallo è netto, Baldelli di Reggio Emilia, grazia i giallorossi. Versante opposto Montagnoli, subentrato Mancini, ma il destro Patania disinnesca. 31esimo, la Vastese accorcia, capellupo di testa in area per Mataloni che si coordina e fulmina con un gran sinistro, Spacca 2-1. Cafiero per Dos Santos, difesa 5, 7 minuti di recupero. 47esimo, punizione di Leonetti, traversa ma deviazione decisiva di Super Spacca, l'azione prosegue, girata di Sbardella, Nazari si oppone così. Rimostranze decise ma vane dell'11 di Montani, Francavilla batte Vastese 2-1. Francavilla oggi cinico, spietato, no? In zona gol. Ah sì, purtroppo nelle le altre due, Monte Giorgio, non siamo stati cinici, con il campo basso nel secondo tempo non siamo stati cinici e quindi non hai vinto, anzi hai perso. I tifosi hanno preso a mano? Sì, sono arrabbiati, come giusto che sia, ci tengono alla squadra, noi capiamo, io posso dire loro soltanto che io sto con la squadra dal martedì al sabato, ovviamente anche la domenica, e non posso dire nulla perché si lavora tanto e tutti quanti teniamo a cuore le sorti della Vastese. Stiamo lavorando tanto, in mezzo al campo si vede perché nessuno si risparmia. Cioè dovevamo tornare noi, insomma. Sì, Massimo, io sai che quando ci sei tu il Francavilla ha sempre vinto, quindi ti inviterei a stare più presente qui allo stadio di Francavilla. A parte battute, Paolo, abbiamo rivisto il Dos Santos che conosciamo. Ma sì, Matteo è un giocatore che ha bisogno di essere anche coccolato nei momenti difficili. Questa settimana abbiamo parlato tanto e l'ho fatto sentire importante, ma come d'altronde
grande tutti i ragazzi. Sa che per noi è un giocatore importante, oggi ha fatto una doppietta e quindi ha fatto quello che sa fare, cioè fare gol. Bello il ringraziamento iniziale dei tifosi. Sì, 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 io a Francavilla ho passato, voi sapete, un anno e mezzo meraviglioso, c'è grande affetto, ho tantissimi amici, sicuramente li porterò sempre nel cuore.